Buongiorno, sono Simonetta Castronovo, conservatore delle raccolte di arti applicate di Palazzo Madama. Nel 2008, con Kelly Arnaldi, abbiamo curato una mostra un po' speciale, dedicata al corallo. La mostra nacque dalla collaborazione tra il museo e la Banca Popolare di Novara, che possiede una collezione di importanti oggetti in corallo di età barocca. Grazie alla sponsorizzazione di questo ente della Fondazione Banca Popolare di Novara fu possibile restaurare queste opere e presentarle al pubblico in Sala Senato a Palazzo Madama. La mostra aveva due obiettivi. Da una parte quello di fare un focus su un materiale raro, poco noto e sulle sue tecniche di lavorazione. E questo è un obiettivo in linea con i caratteri del Museo Civico, che è anche un museo di arti applicate fin dal 1863, data della sua fondazione. L'altro obiettivo era quello di studiare la presenza del corallo nelle raccolte sabaude dal Medioevo al Settecento, attraverso la lettura degli inventari antichi e delle poche opere superstiti. L'allestimento era in sala Senato, dentro delle grandi vetrine ad armadio molto eleganti, dove le opere erano raggruppate per tipologia: gli arredi liturgici, le microsculture, le oreficerie da tavola, i capezzali e gli stipi, cioè piccoli mobili. Il corallo è un materiale di natura organica. Si tratta infatti di una secrezione di carbonato di calcio prodotta da un polipo. Nell'antichità, ma poi anche durante il Medioevo e il Rinascimento, esso era pescato a Trapani, a Napoli, in Liguria, lungo le coste di Corsica e Sardegna, a Marsiglia, in Catalogna e nel Maghreb. Poi veniva esportato e commercializzato da mercanti genovesi e catalani. Molti suoi utilizzi tra 2 e 500. Veniva impiegato soprattutto per i grani dei rosari, alternato talvolta a pietre preziose. Assai diffusi anche i pendenti, costituiti da piccole croci in corallo o da rametti di corallo fissati a catenelle, spesso utilizzati come doni di battesimo. Si riteneva infatti che il corallo avesse un valore apotropaico, dal momento che il suo colore rosso intenso evocava il sangue di Cristo e la crocifissione, fonte di salvezza per l'umanità. Ma vi erano anche usi più correnti per fermagli, bottoni, collane, bracciali, per i manici di posate e di stuzzicadenti e infine sulle tavole di corte non era inconsueto trovare il cosiddetto albero di corallo, un cespo di corallo cui erano appese piccole pietre, un oggetto che si riteneva potesse svelare la presenza di veleni nei cibi. In epoca manierista il corallo entra nelle Wunderkammer, o Camere delle Meraviglie, raccolte di opere naturali e artificiali provenienti dall'Europa, dall'Oriente e dalle Americhe, come quella di Ferdinando Cospi, poi donata alla città di Bologna nel 1657 e oggi confluita nel Museo Civico della città. Sono Clelia Arnaldi, mi occupo delle collezioni di arte barocca a Palazzo Madama e ho curato con Simonetta Castronovo la mostra Rosso Corallo, che è stata l'occasione per studiare la presenza di questo materiale prezioso nelle collezioni dei duchi di Savoia dal Medioevo all'Ottocento. Molti oggetti di corallo, infatti, si trovano elencati negli inventari delle gioie delle principesse sabaude, in particolare in quelli di Catalina Micaela, la moglie di Carlo Emanuele I, e della seconda madama reale, Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours. Sono oggetti del tipo di quelli che oggi ammiriamo nella Torre Tesori di Palazzo Madama, il gioiello a forma di navicella in cui lo scafo dell'imbarcazione è ricavato, intagliando un pezzo di corallo, oppure il ramo di corallo scolpito a forma di Cristo alla colonna, o ancora il piccolo altare domestico di manifattura tedesca in cui è inserita una Madonna col bambino intagliata a Trapani, provenienti da Palazzo Reale. Sono quel tipo di oggetti che interessavano per la particolarità del materiale naturale e anche per l'abilità di chi li aveva lavorati. E durante il Seicento, insieme al corallo, la lavorazione include anche altri materiali preziosi, come per esempio la madreperla, gli smalti e le paste vitree, i metalli preziosi e la tartaruga. Le opere esposte alla mostra offrivano al visitatore una vasta campionatura della produzione di coralli delle manifatture trapanesi nel 6 e nel 700. Si tratta di oggetti legati alla devozione familiare o al culto, come le placche con la Madonna che venivano appese vicino al letto, i cosiddetti capezzali, e le acquasantiere, i crocifissi e le suppellettili d'altare. Figuravano in mostra anche oggetti per l'arredo, la tavola o la cura della persona.
Stipi portagioie, medaglieri, alzate, brocche e scatoline di vario tipo o piccole sculture come la diana lavorata con precisione a budino. Le tecniche di lavorazione variano a seconda del periodo. Dalla fine del 500 alla metà del 600 si usa il retroincastro, nel quale i piccoli elementi in corallo sono incastrati dal retro della lastra di rame dorato attraverso dei fori e fissati con pece o con cera. Nel 700 prevale invece la tecnica cucitura, in cui i piccoli elementi in corallo intagliato vengono letteralmente cuciti con fili metallici e perni alla lastra. Vi ringrazio e vi invito a Palazzo Madama per le mostre future.